Tutti parlano di criptovalute, tutti hanno sentito parlare di Bitcoin, ma in pochi sanno e capiscono veramente di cosa si tratti. Per cercare di colmare questa lacuna, a fine maggio si è tenuto a Dubai l'AIBC Summit. Abbiamo diverse sessioni tecniche per addetti del settore, ma ci rendiamo anche conto che bisogna fornire strumenti alla gente comune. Se vogliamo che le masse possano un giorno sfruttare appieno criptovalute e blockchain. Semplificando, le criptovalute sono monete virtuali, a differenza di euro o dollari che possiamo possedere fisicamente. In genere non sono legate a una banca o a un governo e consentono agli utenti di restare anonimi attraverso una serie di transazioni complesse che utilizzano la tecnologia della blockchain. Naturalmente c'è una grande mancanza di comprensione da parte dell'utente medio. Meno dell'1,3% della popolazione mondiale possiede criptovalute. Quindi se vi state dicendo, oh, sono già in ritardo, no, non siete in ritardo. La festa non è nemmeno cominciata. In eventi come questo, i leader in campi che vanno dall'intelligenza artificiale alla blockchain, all'internet delle cose, si riuniscono per discutere e modellare il futuro delle tecnologie emergenti. Un ospite chiave in questo caso è stato il co-inventore della blockchain, cruciale nella creazione del Bitcoin. Abbiamo preso tutti i dati del mondo suddivisi in blocchi e li abbiamo collegati fra loro. È un modo di garantire che nessuno possa manomettere i dati e lo rende qualcosa di cui tutti possono fidarsi. C'è chi mette in guardia sull'instabilità delle criptovalute, che rappresenterebbero quindi un rischio per gli investitori. All'inizio dell'era di Internet c'erano molti falsi e truffe. Ma con il tempo abbiamo sviluppato basi sicure che ci consentono di creare molto più valore. Il mercato delle criptovalute è anche soggetto a un'estrema volatilità e personaggi pubblici come Elon Musk hanno sollevato questioni sull'impatto che queste oscillazioni possano avere sugli investitori. Il modo migliore è capire di che cosa si tratti, in modo da poter prendere una decisione consapevole in autonomia. E con questa conoscenza sarà poi possibile decidere se questa sarà una parte importante del futuro. Chiaramente è quello che credo io. Esistono attività commerciali che accettano pagamenti in criptovalute, ma in generale rimane una certa diffidenza. Una situazione che Dubai intende cambiare. Uno dei primi passi è stato il lancio del DMCC Crypto Center. Crediamo fortemente nella blockchain, crediamo nelle criptovalute e forniamo una regolamentazione solida, lavorando con l'autorità competente. E forniamo anche una serie di servizi per queste aziende e piattaforme, per aiutarle non solo a lanciarsi, ma anche a prosperare e ad avere successo. Secondo Stornetta, il Medio Oriente ha l'opportunità di diventare un punto cardine per la tecnologia blockchain e le criptovalute. Amo particolarmente alcuni aspetti della tradizione della finanza islamica e come ammorbidisca il capitalismo, rendendolo socialmente più responsabile. E il motivo per cui sollevo la questione è che con la creazione di nuove criptovalute è possibile personalizzare il denaro in modo che abbia queste caratteristiche morali. Banche, società di servizi finanziari e governi si dividono fra chi ha accolto con entusiasmo le criptovalute e chi ne sta alla larga. Per gli investitori invece le valute digitali rappresentano già il futuro.